Salve a tutti corsari del web, io sono il Coissaro e quest'oggi siamo ritornati su MSL, Misteri, Segreti e Leggende. Per chi si è iscritto da poco magari non conosce questo format, praticamente qua si tratta di appunto misteri, segreti e leggende che il nostro mondo ha conosciuto e ancora tuttora ignora, almeno la maggior parte di essi. E io sono qui, dopo varie ricerche, in ogni video a esplicarvi un po' il mistero che sono andato a trovare. Quest'oggi, per esempio, e non solo per esempio, ma anche per realtà, ho preparato un bel manoscritto, non troppo lungo, ma nemmeno troppo corto, riguardo a un'organizzazione segreta di cui ancora oggi si sa poco. Cicada 3301. Questo è il nome dato ad una misteriosa organizzazione, la cui prima segnalazione d'esistenza è stata fatta dall'informatico e compositore svedese Joel Eriksson, che trovò postato sul sito Imageboard 4chan un'inserzione in cui si invitavano gli utenti a scovare un messaggio nascosto in un'immagine, questa qui. Che li avrebbe portati a trovare l'organizzazione. Lo scopo di questo enigma era quello di cercare individui intelligenti, abili nella crittografia, ovvero una materia che tratta delle scritture nascoste, ovvero di metodi per rendere un messaggio offuscato, e nella steganografia, una tecnica che si prefigge di nascondere la comunicazione tra due interlocutori. Senza queste due materie sarebbe impossibile approcciarsi a questo problema. E questo che sto per mostrarvi è il primo di essi. Partendo appunto dall'immagine postata dalla 3301, in realtà si chiama l'organizzazione Cicada, ve lo dirò tra un po' come mai. Partendo appunto dall'immagine postata dall'organizzazione, dopo svariati tentativi, i vari concorrenti, chiamiamoli, hanno provato ad aprire l'immagine in un editor di testo, scoprendo che alla fine, appunto, del testo c'era qualcosa di chiaro, chiaro a noi comuni mortali almeno, ovvero una scritta: Tiberius Claudius Caesar 6, un codice. Per un crittografo era un semplicissimo indovinello, poiché applicando al messaggio in codice il cifrario di Cesare con il numero 4, immagino sia un codice segreto, cioè una cifratura, cioè insomma è tipo un alfabeto però messo a codice, cioè un alfabeto nascosto, no? Al posto della A c'è la L o roba del genere, no? Il numero 4 comunque i crittografi l'hanno scoperto dato che Claudio era il quarto imperatore romano. Dopo aver applicato il cifrario si ottiene un URL. Da questo URL ha mandato tutti i nostri concorrenti alla medesima pagina, quello che sembrava un vicolo cieco. Come potete vedere, l'immagine di questa simpatica anatra di legno, potete ben immaginare che ha sviato il pensiero dei meno determinati a scoprire se era tutto uno scherzo oppure se effettivamente c'era un alone di mistero. Infatti, coloro che non si sono arresi hanno scoperto che in questo strano messaggio c'era un suggerimento per un programma da utilizzare, sempre di steganografia stavolta, non di crittografia. OutGuess, ovvero un tool universale di steganografia, appunto, che consente l'inserimento di informazioni cifrate nei bits ridondanti di una certa sorgente di dati. Già qui io mi sono un po' perso, comunque sia, questo è il discorso. E quindi, appunto, i più determinati hanno scoperto la giusta strada con questo colpo di genio. Comunque sia, chi ha preso la strada di OutGuess ha scoperto un altro messaggio all'interno dell'immagine. Un argomento Reddit contenente sequenze di numeri e lettere in lingua Maya e due foto dal titolo Benvenuto e Problemi. Naturalmente, per arrivare a questa frase, a questo risultato che vi ho detto, ci sono state variate operazioni, ma possiamo andare un poco di fretta. In fondo, non sono un crittografo e la cosa interessante è da dove viene fuori questa organizzazione.
Utilizzando ulteriormente questo tool Outguess sulle immagini di benvenuto e domande e problemi, si è ritrovato uno dei loro indovinelli intermedi, ovvero scoprire il libro. Tutto ciò era un riferimento al Re Artù e al Sacro Graal. E, andando avanti con le operazioni, Siar si era aggiunta la possibilità di telefonare a un reale numero di telefono, con cui Cicada 3301 controllava la chat room delle persone che cercavano di risolvere i suoi puzzle. E, tra l'altro, se si telefonava al numero trovato, si poteva udire questo messaggio vocale. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. I numeri primi di cui si parlava, a parte il 3301, erano semplicemente le dimensioni in pixel dell'immagine, ovvero 509 e 503. La loro moltiplicazione fra di loro ha portato a un URL che ha portato all'immagine di una cicala. E da qui l'organizzazione è stata chiamata dalla community Cicada 3301. Ma non era solamente per tutto questo casino, non era solamente per trovare l'immagine di una cicala. Ovviamente posso solo immaginare quanta trepidante attesa ci potesse essere per andare avanti in questo mistero di Cicada 3301. E alla fine del countdown successe questo. Furono rivelati 14 città sparse in tutto il mondo, con il sistema Global Positioning System, abbreviato, come lo conoscono tutti, GPS. Però queste città non erano le uniche segnate sul sistema GPS, poiché affiancate ad esse c'erano altre coordinate che si rispecchiavano su dei pali delle luci situati nelle medesime città, sui quali erano attaccati dei fogli bianchi con l'immagine di una cicala e sotto di esse variati codici QR che portavano a loro volta ad altri siti con altre immagini da aprire con Outguess. A quel punto, pressoché il meccanismo andava così fino alla fine. Come potete vedere, dei tipi tosti questi di Cicala 3301, e soprattutto anche i criptologi e steganografi che sono riusciti ad andare avanti in questo enigma. Ma non è finita qui. Adesso parliamo un po' di più, per quel poco di tempo che ci rimane, su quello che si sa su questa organizzazione, ovvero ben poco, ma comunque qualche informazione è venuta fuori. Intanto, prima di entrare nell'argomento, un piccolo appunto riguardo la difficoltà di questi problemi, poiché una bella curiosità è stata che, appunto, tali enigmi sono stati inseriti nella categoria dei più elaborati e misteriosi enigmi di tutta l'era dell'internet, quindi tanta roba, eh? E l'organizzazione stessa, 3301, o Cicada 3301, era stata citata nel Washington Post, ovvero un famoso quotidiano statunitense, nella top 5 dei misteri risolti più inquietanti dell'internet. Adesso arriviamo un po' alla parte clou del discorso, ovvero un po' di cosa si suppone sia Cicada 3301. Infatti, attraverso alcune speculazioni e ipotesi, qualcuno è arrivato a pensare che sia in realtà un metodo che alcune agenzie di sicurezza nazionale come la NSA, ovvero il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la CIA, l'Agenzia di Spionaggio Civile del Governo Federale degli Stati Uniti, o l'MI6, noto anche come SIS, ovvero i Servizi Segreti di Intelligence dell'Inghilterra,
utilizzarono appunto per la ricerca di questi individui incredibilmente abili nella crittografia. Però questa teoria non è mai stata confutata, mai stata accertata e quindi un po' lasciata là. Un altro avvenimento che può spiegare un po' la vera natura di questa organizzazione è dato dal fatto che una volta le autorità della provincia cilena di Los Andes sostennero che Cicada 3301 fosse un gruppo di hacker dedito ad attività illegali sul web. Ma l'organizzazione stessa rispose mediante l'emissione di un PGP, ovvero una famiglia di software sempre riguardanti crittografia e steganografia, in modo tale da non essere rintracciati, immagino. Tra l'altro file firmato in cui negavano qualsiasi coinvolgimento in attività illegali, quindi si possono un po' definire dei giustizieri o comunque sia un'organizzazione benigna? Non si sa. Un'ultima chicchetta molto simpatica, che nel 2014 la United States Navy, quindi la Marina Militare degli Stati Uniti, per reclutare nuovi membri, indisse un concorso di crittografia, appunto. Il Project Architeutis, adesso, vabbè, non so cosa sia, non so perché l'hanno... Comunque sia, i concorrenti dovevano risolvere enigmi basati su quelli dei Cicada 3301, quindi, insomma, ha fatto un bel po' scalpore questa organizzazione. Tra l'altro, negli anni a venire, quindi nel 2013 e nel 2014, sempre il 5 gennaio, stesso giorno in cui era uscito nel 2012 il primo enigma, uscirono nuovi enigmi, proprio per lo stesso. Tra l'altro, il terzo enigma, quello che è uscito nel 2014, da quello che ho letto, sembra essere ancora in circolazione. Perciò, se siete valenti crittografi o steganografi che vogliono provare a entrare in un'organizzazione segreta perché gli va, possono farlo. Però nessuno ancora può dire con certezza quali siano i reali scopi di questa organizzazione. Detto questo, quello che ho trovato in giro è finito. Signori, secondo voi questa organizzazione che cosa vuole fare? Un po' come quelle organizzazioni che cercano di controllare il mondo dall'ombra di qualcuno? Oppure effettivamente vogliono semplicemente essere un gruppo di paladini dell'internet, o comunque sia di persone che vogliono proteggere questo mondo che ormai è il nostro futuro? La scelta sta a voi, scrivetemi pure nei commenti qual è la vostra teoria. Ossia, signori, spero che il video vi sia piaciuto. È stato un bel ritorno in stile di MSL e spero che vi sia garbato anche questo fatto. Quindi, signori, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciate iscrizione link per la pagina Instagram, condividete il video per supportare il canale e come al solito ci vediamo tra un paio di settimane con un nuovo episodio di MSL. Arrivederci. Wii U.